qua con un nuovo video. Siamo qua io e Giada, lei mia sorella per chi non lo sapesse appunto, e vogliamo farvi vedere appunto gli acquisti che abbiamo fatto con i saldi, con i primi saldi, il primo round di saldi. Esatto. Io quest'anno non ho voluto esagerare, in compenso mia sorella si è una pazza gioia. Va bene, quindi vi facciamo vedere sia i miei che i suoi. Iniziamo subito? Vai, inizia tu. Ok, vai. Partiamo subito con Telly Vail, che anche qui quest'anno, vi dicevo, non ho esagerato, ho preso soltanto un paio di scarpe. Strano, strano. Che poi io non li ho ancora visti, quindi li sto guardando ora in diretta. Sono tipo i miei. Allora, sono, oddio, queste scarpe qua, che la parte sotto è la classica scarpa che utilizzo io, e sopra invece è tutta quella morbida, elasticizzata, in velluto, e sono altissimi. Infatti non ti fanno male. Sono bellissimi. No, non fanno male, sono bellissimi. Perché c'è la zeppa. C'è la zeppa, non sono per. Cioè, guarda quanto sì, è alto, sì. Non è tantissimo alto. E costavano 50 euro e li ho pagati 24,99 euro. E quindi belli. Li ho dovuti prendere. Belli, alla fine questo paio di scarpe io non ce l'ho. Brava. Scarpe. Vai, adesso tocca a te, sono curiosa. Anch'io allora, non ho mai visto. Parto con H&M. Questa sciarpa. Questa sciarpa gliela amo. Bella, ma anch'io voglio le sciarpe. Però questa l'ho pagata a prezzo pieno. Però è bellissima. Okay. Mi ero innamorata di questo colore. Bella. Ed è morbidissima. Questa qua, vabbè, si vede. Sì, sì, è un rosa. Un rosa tipo cipria? No, più scuro, un rosa baby. È bellissimo comunque. Questa qui costa 15 euro, infatti secondo me è tanto, però mi piaceva troppissimo. Sempre da H&M questo maglione semplicissimo, grigio, un po' accollato davanti, molto molto semplice. No, bello. Così c'era anche nero questo. Questo qui di base è un grigio scuro comunque, perché solitamente sono quei grigi, sì, chiari, sì. È vero. Questo qui di base costava 25 euro, 24,99 e io l'ho pagato 10 euro. Ah, vabbè, quindi ci sta. Sì. Non ci andavo da tantissimissimissimissimi anni ormai, è da Tacco Fashion. Sono passata di lì, ho detto una sera, vabbè, facciamoci un giro, e ho trovato un sacco di cose in sconto. Fate conto che c'era il saldo più il 30% sui saldi, quindi non potevo non farmelo scappare in questa occasione, sì. E ho comprato un po' di cosine. Bello. Ho comprato questo cardigan fatto così, tutto pelusciato, non so se neanche se si vede, sapete, quelli morbidosi, eccetera. Questo era il reparto bambina e c'erano tagli anche più grandi, sento che mi andavano enormi, e costava 17,99 euro, 12,99 euro in sconto, più il 30%. 9, no, aspetta, cos'è? No, più che altro perché 12,99 non è il suo gran saldo, Il 30% di 12 euro. Non lo so, vabbè, il 13. Boh, comunque penso 9 euro, una cosa del genere l'abbia pagato, che è comunque pochissimo, sì, sì, perché questo sì, è un cardigan veramente fatto bene. Ma non è lungo. Arriva altezza sedere, copre il giusto, sì, non è lunghissimo. E comunque è carino, è semplice, io li utilizzo questi, ah, il bianco. Già la parte piegata, piegata alla fine. Bershka. Questo set di collane, vabbè, ora è tutto conciato male perché questa qua l'ho voluta provare. Però c'è questa collana qui, quella normale, e poi, sì, se vuoi. E poi okay. C'è questa qui, che è quella che tu fai il giro al collo. E ah, hai ok, quella che nasce. Ma poi la cosa carina è il tessuto, che sono tipo fatte in velluto. È velluto questo? Sì, velluto. Sono carine, anche queste non erano in saldo, però vabbè, non costavano tantissimo, 5,99. Vabbè, 5,99 ci può stare. Io lo volevo, con le cianciute l'ho presa. Ok. Da Bershka, questo qui me l'ha regalato Manu per Natale, però ve lo voglio segnalare perché secondo me è veramente carino e ora l'hanno messo in sconto. Con tutto quello che ha preso, anche un vestito di Zara, gli ho comprato 50 euro di vestito, ora in velluto, costa 25. Adesso costa 25, cioè per farvi capire, tutto quello che ha voluto. Questo qui ve lo faccio vedere perché secondo me è veramente bella, mia sorella fa schifo, ma sì, a me piace. È bellissimo, è in velluto. Sì, in velluto con il ricamino. Con il pizzo sopra.
Cioè, è bellissimo e ora costa 9,99, ma allora ho dovuto spendere molto di più. Vabbè, no, chi se ne frega. Però nel senso che io facevo, cavoli, tutti i vestiti che ha voluto lei sono tutti in saldo adesso Sì, che... infatti mi sa che la prossima volta piuttosto non te li Ti faccio ho detto, ti davo i comprare. soldi, ti li compravi tu dopo. No. Pensato che c'erano i saldi. E poi ho preso una magliettina scialissima per la palestra, però sempre di questo colore Per perché mi la piace. palestra. Sì, per la palestra, perché è un po' lunghina con i leggings. Ok. Ah, beh, E vabbè, carina. c'è scritto Out out of service. Vabbè, sono fuori temporanei. servizio temporaneamente. Esatto. Questa qua, sempre rosino. Vabbè, non si vede il colore, però in questa Sì, è cintura, il rosa come tipo la la sciarpa, sciarpa. che adoro. E questa qui costava, vabbè, 7 euro, l'ho pagata 4 euro. No, a posto, buonissimo. E sì, ragazze, cioè sono in fase che sono un po' cicciottellina, quindi di vestiti non ne ho presi molti. Compensata. E quindi vi dico la verità, ho preso Sì. tutte cose molto morbide. Ho comprato questa cosa che è fighissima. Carino, è È tipo un gilet. fighissima, sì, sempre da tacco. È un gilet da mettere sopra una maglietta, non so come spiegarlo. Vedete, queste sono le braccia, oh, così. Ed è tutto peluscioso, ha questa fantasia grigia, ma un po' tendente anche Tortora. a rosa. Arrosa, Ed è più tortora. lunga verso il sotto. Adesso è un po' difficile da Ho capito, ce n'è spiegare. uno simile, però copre spalle. Ma è bellissimo già da, veramente. Guarda, fa anche un po' effetto collo. No, bellissimo. E questo qua costava 20 euro, era in offerta 10 euro, più il 30%, 7 euro. Buono. Aspetta, aspetta, finisco questa cosa perché siccome mi piaceva quel colore sopra un rosa del genere, costava veramente pochissimo perché costava 2,99 Ah, scontata, 7 ok. euro, 2,99 scontata, più il 30% l'ho pagata 2 euro. Ah, 2 due. euro, ho preso la stessa magliettina da metterci sotto a maniche lunghe, che non mi piacciono tanto le magliette a maniche lunghe. Poi, facci vedere tu che cosa hai Allora, preso. da Zwicky non ho sacchetto perché l'ho già usato. Ho preso questo cardigan È strapesantissimissimo. bellissimo, a me piace tantissimo. Sempre peloso. Sì, però non è il peloso morbido, è quel peloso peluche Sì, con tutti questi cosi qui colorati, bello, mi piace colorati. tantissimo. Carissimo, perché io avevo visto una pelliccia che mi piaceva, Vabbè, tipo. però come grosso sembra un po' Esatto, lo puoi pelliccia, usare tipo in primavera sopra, Sì, bello, come. veramente come giubbottino. Esatto, però tipo con una maglia nera sta benissimo, l'ho visto No, però. veramente bello. Poi mi Questo piacciono qua. tanto le cose E colorate. questo costava 20 euro e l'ho pagato 15 euro. Una maglietta che è molto simile che avevo Ce comprato l'ho da anch'io, lo sai loro. che non la voglio? Te la posso regalare? Sì, È quella che quella avevamo tipo preso, righe. quella fatta così. Io Sì, non la l'ho uso. rovinata, l'ho macchiata. Te la regalo. Io mi piacciono tantissimo queste magliettine così perché sono semplici, Perché non. soprattutto adesso che fa caldo. Da me in ufficio fa veramente caldo. E queste, vedete, sono semi un po' trasparenti. Beh, lasciate stare la macchia di fondotinta che ho lasciato. Comunque, un maglioncino di quelli morbidi. Fatti così, vedete, questa fantasia qua grigia, nera, bianca. Io la preferisco perché mi vesto quasi sempre di nero. Anche io. Quindi Infatti questo non si qua è un vede. minimo di No. colore. Sì, infatti, Non si vede. un minimo di colore. Quindi questa qua l'ho pagata. Aspettate, costava, quella che ho pagato di più perché è quella che ci tenevo di più. 20 euro. Questo Costava qua. 15 con il 30% 10 euro. No, no. Secondo me 13 o 12, No. Scusa, guarda, il 30% di 15, fai il 30% di 10 sono 3 euro. Vabbè, io non sono brava in matematica. Ok, comunque 10 euro. Passiamo ai Vai, tocca make-up a te. o No, continuo i finisci tu con vestiti? i vestiti. Ok. Allora, continuando con i vestiti facciamo Zara. Ho preso due cose. Io ho dei capelli improponibili perché le perlo mi piace asciugare Giusto velocemente. perché non sono in fissa con questo No, è rosa. bellissimo questo, mi piace tantissimo. Perché sento così grassa e non mi va Ma sai che è largo niente? Beh, questo? è bello, È quanto un l'hai pagato? taglio M, Bellissimo, mi piace 12 euro. tanto. Ma bello, me lo sei comprato? Allora, questo qui, che è fatto così,
E poi la particolarità è che è largo Wow, che e sotto ha tipo questo bello! spacchettino un po' con questi peplum, come si Non chiama? lo so, però è Con bellissimo! questi blom blom blom. Bla Però io sono in fissa con questo bla bla. Ma colore. anche io, perché io l'unico colore che uso oltre al mio. Ma sai perché? Secondo me ci sta bene con i capelli scuri. Sì, è bellissimo. A me piace come mi sto perché mi metto i rossetti di questo colore e l'unico colore che mi sta bene di rossetto è Esatto, questo. anche a me. Tipo, brava, un po' così. Ma infatti vi volevo chiedere se voi conoscete un posto dove vendono Solo questo questo colore. colore, ma i maglioni, tipo voglio un maglione semplice con le trecce, comunque nel senso un po' grosso così. Non c'era da nessuna parte, No. no. E infatti, vabbè, comunque Un questo po' qua. simile a quello che mi avete regalato per Natale, dici? Ce l'ho pure io quello. No, tipo quello lì che ho preso di Ah, H&M. ok. Comunque è bellissimo, quanto è? Comunque, Detto 12 questo qua euro? costava 19,95, l'ho pagato 13 euro. 12,99. 34,89% di Sì, sconto. Ho preso salinizzare. una taglia M perché non c'era la S, ma lo volevo. E Questo è in Duomo. questo sì, tutte queste cose a Io Milano. vado, devo andare per forza a Il Fiordaliso. 27 però io vado di nuovo in Duomo, eh. Semplice che poi in realtà non sapevo se prenderla, però alla fine quando non sai cosa metterti è fatta No, beh, carina, io non le metterei così, mai, però sì. questa parte sempre davanti, così semplice semplice. Più che altro c'erano tutte le maglie che mi piacevano di questo colore o del grigio perla, ma un sacco di robe, un sacco di cardigan di Grigie. questi colori, quindi tutto quello che mi piaceva di quel colore ho pensato vabbè, mi sto prendendo tutto di questo colore, non compro più niente, No, a me questi qua mi piacciono, però perché era perché pieno un di po' ste di tette maglie. secondo me fa un po' Pieno di maglie troppo. semplici, maglie così. Comunque questa qua l'ho pagata. Costasse. Ma quindi la maglione l'hai pagato 10 euro, sei Ah, l'ho morta? pagato 10 euro il Cioè, ma che maglione. cavolo, ma non potevi mandarmi una Però c'è foto? scritto 12 Vabbè, ha euro. pagato 10 euro anche il Ho maglione che mi pagato 10 euro piaceva. il maglione. Azz! Passiamo al make-up. Vi faccio vedere solo due cose che ho preso da OLOVS perché ho preso un tappeto. Cioè, vado a comprare tappeti adesso. E ho comprato tre fondotinta di Essence. 4 euro l'uno, fai Erano conto. scontati. No, no, no. Ok. Perché vado spesso in palestra e così via. Oppure quando devo uscire perché sono piena di brufoli ultimamente. E non riesco a uscire senza fondotinta. Cioè, proprio mi vergogno. Quindi ho preso dei fondotinta anche solo per andare a fare la spesa. Che non costasse tanto. Va bene, questi qua fuori. Economici, lo utilizzate tutti i giorni. Economici. E in più questo qua in mousse mi copre tantissimo quando ho un po' di brufolini. Lo preferisco. Questo qua è nuovo come tipologia. Da Te Zenith ho preso questo maglioncino. Che se lo vedi là non gli dai un euro. Ma No, poi addosso infatti. sta benissimo. È semplicissimo. Però ha la particolarità di avere le spalle. Cioè si gira. E quindi va messo così sulle spalle. Ma sta benissimo, Sì, te a lo me giuro. non piace. Sta benissimo e ha fatto così, ha A tutte costine, costine. vabbè, lo vedrete. E questo qui è costato, costava 16 euro sto robo, mai dati, non li avrei mai dati. L'ho pagato 8 euro. Invece da questa profumeria mi sono fatta ingannare perché c'era scritto il 40% di sconto su Su tutti i tutto. profumi, eccetera. Però Invece sì, no, è un po' complicato, nel senso che alcune cose erano già scontate e altre invece te le facevano dopo, però non è che l'ho capito no. Ah, bene. quindi alcuni avevano già lo sconto, altri dicevano vai alla cassa. Io pensavo che Esatto. invece era No, tutto. vabbè, non è che pensavo, però ho detto, vabbè, i prezzi che c'erano, ho detto mi vanno bene, se più invece sono uno sconto, meglio ancora. Ok. Tipo ad esempio, io ti ricordi che io adoravo questo Incanto, profumo? sì. Io l'avevo pagato pochissimo all'epoca, tipo 10 Sì, euro, sì. dalla Gardenia. L'ho visto a 15 euro, ho detto magari l'hanno messo ancora, magari c'è il 40%, in realtà non c'era, però ho Però. pagato 15, quindi a me va bene lo stesso, infatti in cassa gli faccio no, va bene comunque il Ok. prezzo. È un profumo che io adoro perché l'avevo comprato veramente tantissimi anni fa e mi è finito e sono rimasta veramente Ce l'avevo male. E anch'io. quindi è veramente bellissimo. Ed è questo Incanto di Ferragamo, ma questa tipologia, perché gli altri Incanto non mi fanno tantissimissimo impazzire. Poi sapete la mia passione per i profumi.
Sì, infatti Manuela non ha profumi, no, no, no. Ne ha solo 40.000, però va bene. Vabbè. Poi aspetta. Invece col 40% di sconto, quindi questo l'ho approfittato subito, infatti mi sono pentita di non aver preso anche il correttore, è il Double Wear. E fai conto che questo fondotinta costa 50 euro. E lo... Avete capito? No, dai, serio. Fai conto che questo fondotinta da Sephora costa 50 euro. Okay, però ora ci sono gli sconti da Sephora. Sì, però questi qua non c'è mai un cacchio di sconto. Okay. E l'ho pagato col 40% di sconto 28 euro. Minchia. Cioè, è tanto per un fondotinta, però in linea di massima io li utilizzo. E questo è super coprente, super resistente. Ma tu l'hai già provato? No, lo devo provare. Lo proveremo. Fantastico. Quindi quando sono brutta brutta me lo dai. Ok. Poi? E poi mi sono lasciata ingannare su queste cose così. Ovvero, questi io pensavo ci fosse ancora lo sconto. E invece no, non c'era. E quindi... Allora, tipo il cushion... Sai che dicono che è strabuono? Infatti ho provato a prenderlo. Eccolo qui, 13,90. 13,90. Lei mi ha detto che già c'era lo sconto. Ma sai che questo mi sa che costa già 13... di più? Non lo so, non me lo ricordavo. Però ho detto, vabbè, 13,90, volevo provarlo. Mi sa che massimo costa forse sì 15 euro, 16, forse sì. Qualcosa di sconto c'era? Boh, sì, vabbè. Ma non il 40. Comunque ho preso il cushion della L'Oreal e ho detto vabbè proviamo. E poi ho preso l'infallibile questo qui, perché io ho già quello in versione così. L'ho preso dall'OVS quando c'era lo sconto. Esatto, e l'ho voluto prendere, questo qua l'ho pagato 15,20 euro. Io adesso non so se è il prezzo giusto oppure costa... Secondo me ti è un po' fregato. Mi ha fregato. Beh, comunque è il prezzo del fondotinta. Vabbè, dopo lo cerchiamo su internet. Vabbè, comunque questi. E poi, aspetta, già che finisco... Vi faccio vedere, ho preso due cose della Wet n Wild, ovvero una terra con... me l'ho dimenticata di là. Noi la dobbiamo prendere. Una terra bianca da una parte e marrone dall'altra, e per contouring un po' illuminante, l'ho pagata 6 euro, anche qua non c'era lo sconto. E questo qua che è un eyeliner fatto a punta fine, io l'avevo preso waterproof, adesso l'ho preso normale perché non faccio fatica a toglierlo, e l'ho pagato 4 euro, quindi questi qua ho detto vabbè, ci stanno come prezzi più o meno. Cioè, certo che se mi dava il Double Wear non al 40% la tiriamo, certo, una crema. Comunque io l'ho chiesto prima, insomma, c'è lo sconto. Sì, vabbè, però secondo me un po' ti ha fregato. Vabbè, vediamo. Mentre io da Wycon ho preso due robe. Allora, ho preso questo correttore che mi ha consigliato il Tipello. Tipello, il Makeup Artist. Sì, ma aveva delle lenti azzurre agli occhi. Faceva impressione? Sì. Era bello, non ho capito. Allora, si vedeva che non erano i suoi occhi, però erano delle lenti azzurre, ma tipo ghiaccio, non lo so, faceva un effetto che io non riuscivo a guardarlo, era tipo... Vabbè, comunque non lo so com'è sto correttore. Anzi, ora lo voglio aprire, non l'ho manco aperto. Come si chiama? No, non l'ho mai visto, sinceramente. Ma porca miseria. Si chiama Extreme Cover Concealer. Lui mi ha detto, io stavo vedendo uno tipo stick, mi fa, no, questo correttore qui è coprentissimo. Infatti effettivamente me l'ha messo sulla mano, ma ha tolto, c'avevo tipo sotto tutte delle matite che avevo provato, me l'ha coperte. Ah sì? Si dice che è coprentissimo e che io, lui ha guardato il mio trucco, mi fa, tu sei una che ti piace tenere il contorno occhi illuminato. E io, sì, quella mattina mi ero truccata in un secondo, però secondo lui io, vabbè, alla fine ho preso questo qua e l'ho pagato. 8,90. Boh, a me sembrava 7,90. Ah, forse meno un euro. No, la matita meno un euro. No, 8,90 l'ho pagato. Sì, 8,90. Boh, sembrava che costava un po' meno. Ma ci ho fregato! Ha fregato pure a lei. Poi. E poi questa matita qui, che ha un colore mattone. Allora, quello della Mulac. Si abbina al rossetto che ho preso di Mulac, Milf, quello che avevo preso. Tu ci fai il contorno qui, la metti sotto, poi ci metti quel rossetto lì, bellissimo. E questa qui, bellissima. Che colorazione è? Questa qui è la colorazione 30 mandorla. Perfetto. Bellina, sì. E durano un sacco perché io ce l'ho adesso sotto, però di un altro colore, e dura tanto. E costano 1,90 euro in sconto. E nulla. Gli acquisti sono finiti qua. Sì? Io, come potete vedere, non ho comprato chissà che, neanche io, perché comunque all'inizio non c'era molto. Ma non ho sì, guardato neanche, sinceramente. No, è vero. E non sono andata ai centri commerciali. Però dobbiamo aspettare verso la fine, perché secondo me ce n'è mezz'ora
abbassa. Esatto. Comunque mi farò sicuramente un giretto da Zara perché quella maglietta mi piace tantissimo. E quindi magari mi scappa anche qualche altro acquistino. Però sì, non lo so, perché sono in quella fase. Non ho voglia di comprare. Esatto. E quindi io vi mando un grosso bacio. Anzi, vi mandiamo un grosso bacio e speriamo che questo video vi abbia fatto piacere, divertire un po' in compagnia con noi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!